liceo medico avanzato, uno strumento strategico per alleggerire la pressione sugli ospedali. È il nuovo treno sanitario presentato a Termini, frutto della collaborazione tra Trenitalia, Protezione Civile, Agenzia Regionale per l'Emergenza della Lombardia. Un modello e un esempio di servizio sanitario pronto a andare laddove ce n'è più bisogno, ha detto il ministro Roberto Speranza. La curva, aggiunto, si può piegare solo se si mettono insieme tutte le energie a disposizione. Il treno potrà viaggiare in tutta Europa. Ed è un treno dotato delle più grandi tecnologie oggi esistenti dal punto di vista del medico, è solo l'inizio, ne faremo altri 11 in tutta Italia. Circa 4 milioni di euro per il treno, ma credo che siano ben investiti. A bordo 21 posti letto di terapia intensiva e una trentina di operatori sanitari. Il personale a bordo è tutto personale afferente dagli ospedali di Lombardia e in parte di altre realtà italiane, personale che fa soccorso all'ospedaliero, che si dovrà occupare della gestione di questi pazienti intensivi. E nel parcheggio della stazione Termini, nel nuovo hub, oggi avvia le somministrazioni al personale docente, tra i nodi quello dell'approvvigionamento dei vaccini. E adesso noi, come altri paesi europei, stiamo vivendo questo impazzare delle varie varianti, soprattutto la variante inglese, che è molto diffusiva, si trasmette molto più rapidamente e questo sta creando qualche problema. Attendiamo un maggior quantitativo di vaccini perché in quel modo riusciamo a vaccinare più gente possibile.